Benvenuti, scusate il ritardo. Benvenuta, bentornata. Grazie. Serata, diciamo, conferenza comunque su quello che è l'argomento radiestesia, medicina della nuova era, che però per chi poi fosse interessato a approfondire prevede un corso che Margherita farà nella, la domenica, sono 4 incontri, però direi di riservarlo alla fine se ci sono persone che sono interessate. Ho le date e tutto fatto. Va bene. Vediamo. Grazie. Okay, intanto grazie a voi, buona serata. Grazie mille. Allora, buonasera a tutti. Iniziamo, mi presento, io sono Margherita, faccio radiestesia da quando avevo 9 anni, quindi ero molto molto piccola. Strano. Strano perché? Perché mia madre andò in coma per una meningite fulminante e non c'era modo a livello medico di poterla recuperare da questo coma. Mio padre si rivolse ad un medico olistico, un radiestesista. E quindi immaginate il mio stupore, già ero nel mio mondo della magia, no? Perché ho 7, 8, 9 anni, siamo ancora nella potenzialità di poter credere che tutto è possibile. È stato il momento giusto per me di poter credere a qualcosa di impossibile. E questo maestro, che poi è stato il mio maestro di vita, che è Moreno di Olaiti, che è il fondatore dell'ecoradiestesia in Italia, mi accolse un po' come una figlia in questo magico mondo. Mia madre sta bene, si è svegliata dal coma. Il coma per la meningite era venuto perché lei non era in grado di voler superare alcuni ostacoli della sua vita. Ecco che la malattia entra in aiuto nella vita di una persona. Tante volte, come almeno il 98% delle volte, la malattia entra sempre in aiuto della persona per andare a risolvere un conflitto. Quindi anche in questo caso, come è successo a mia madre, è arrivata per risolvere un conflitto. A lei non andava più bene la vita che stava facendo e di conseguenza non trovava le forze per poterla cambiare, e attraverso il coma si è svegliata che era tutta un'altra persona. Ha fatto poi un'evoluzione interiore meravigliosa e sta ancora continuando a farla, e ha permesso a me di entrare in questo mondo. Quindi fin da quando ero piccola mi hanno messo questa simpatica bacchettina in mano, che io la chiamavo la bacchettina di Maga Magò, ma altro non è che un'antenna per andare ad aumentare la percezione della nostra ghiandola pineale, che è questa, non so se l'avete mai vista. Questo si chiama biotensor, è l'attrezzo che si usa in radiestesia per andare a leggere le energie sottili. Immaginate una bimba piccolina davanti a un albero che gli chiedeva tutte le cose che si può chiedere, che sentimenti aveva, cosa provava, come stava. E lì è iniziato il mio percorso con la radiestesia. Poi ancora prima di finire le superiori mi sono diplomata alla FIMTI, che siamo riusciti a passare attraverso l'ASL come Federazione Italiana Medicina e Terapie Integrate, e quindi poi è nato questo meraviglioso percorso. Vi spiego adesso un pochino perché la radiestesia funziona e che campi di applicazione ha. Conoscerete tutti i chakra, no? Ok? Partiamo dalla base che l'essere umano ha 7 chakra, che non è così, ne ha un po' di più, però rimaniamo a 7. Il primo è l'affermazione, il radicamento. E nel radicamento sono impresse tutte le nostre esigenze primarie, che è lo stare bene, una casa, avere da mangiare, tutto quello che sono le nostre necessità primarie, quindi materiali. È il primo step dell'incarnazione e si identifica con la parola io sono, ok? E ha la vibrazione che vi ho detto, quindi la parola io sono, il radicamento, vibra con quell'energia. Il secondo chakra, di colore arancione, una volta che abbiamo esaudito i nostri desideri, i nostri bisogni primari, non desideri, entriamo nella fase del desiderio. Quindi io desidero, è il secondo chakra di colore arancione. Qui è proprio la nascita del sogno,
Dopo aver esaudito i nostri bisogni primari, nasce il desiderio, proprio come il feto, come il bambino. Inizia il bisogno di dover desiderare per poi poter creare. E ecco che la creazione avviene nel terzo step, che è di colore giallo. Io creo. In questo chakra, quello che prima era un desiderio, diventa un protendersi verso l'esterno. Quindi è il primo chakra che entra in comunicazione con gli altri. Mentre qui viviamo per noi, invece per creare abbiamo bisogno di autorealizzarsi attraverso l'altro. Ecco anche perché è il chakra dell'autostima. Entriamo nel quarto, che è la matrice di tutto quanto, che è il chakra del cuore. Io amo la matrice perché dopo vi farò vedere che ora stiamo andando a creare un campo toroidale. E la base e la matrice è sempre nel cuore. Infatti anche nel feto, la prima cellula a battere, senza che ci sia un cervello connesso al cuore, improvvisamente, magicamente, una cellulina all'interno del corpo di nostra madre, non collegata a lei, inizia a battere. Così. Il perché scientificamente non ce l'ha ancora spiegato nessuno, perché non avendo un cervello non è collegato a niente, non ha un impulso da prendere da nessuna parte. È matrice a sé stante. Perché? Perché è energia. Quinto, quindi nel quarto io amo e sono amato, provo piacere nel dare e nel ricevere, come l'amore incondizionato della natura. Nel quinto invece io comunico, e è un chakra fortemente connesso col terzo, perché sono entrambi chakra che comunicano, esatto, con l'esterno. Io comunico, ok? Si legge nella mia pessima grafia? Sì, parte il giallo. Aspetta, io creo. Sesto chakra, il terzo occhio, la ghiandola pineale, l'epifisi. Io vedo. Ora parleremo poi più approfonditamente di questa ghiandola. Il settimo chakra è la connessione con il tutto. Sarebbe sempre un io sono, però io sono in correlazione al tutto. Quindi metto io connesso, perché almeno è sempre un io sono, ma in correlazione col tutto. Questi chakra hanno una loro vibrazione. Tutto è vibrazione. Tutto quello che noi vediamo materiale è energia, è vibrazione. Tutta la materia, che sia animata o non animata, è energia. Immaginate che questi chakra vibrano, e ognuno di questi chakra vibra con queste parole, questi pensieri. All'interno del chakra di ogni individuo si muove un campo sinusoidale. Questo si chiama vacuum, è il vacuum quantico. È un sinusoide che vibra a 7,83 Hz, che è la linea sinusoidale del movimento terrestre. Anche la Terra vibra allo stesso modo e allo stesso identico ritmo lineare. Tutti questi chakra insieme, con le loro vibrazioni, creano dei campi energetici, che nell'uomo sono espressi come dei filamenti che si irradiano intorno a noi fino a 3,5 metri dal nostro corpo. Quindi immaginate una persona con tutti i suoi chakra, tutte le sue definizioni, il suo modo di desiderare, il suo modo di creare, il suo modo di amare, che non sempre magari può essere pulito o brillante, che si estende per 3,5 metri, quindi tantissimo. Cioè voi in questo momento, che siete tutti vicini tra di voi, avete, sì, ognuno di voi ha le interferenze dell'altro. Ma non solo questo è apportato all'essere umano, è apportato alle piante, al moscerino, all'animale. Sono tutti correlati. Questo cosa crea? Crea un infinito campo di informazioni. Allora, questa è intanto l'energia toroidale dell'essere umano.
Ve la passate, ve la faccio vedere. Questa è la stessa energia toroidale con i chakra, come ho provato a disegnarvi. Ok, passate anche questa qua. E ora immaginiamoci questo vacuum, questo vuoto che vi dicevo prima, visto dall'alto. Allora, questa, come vedete nella fotocopia, sembrano tanti filamenti, ok? Che si estendono 3,5 e 3,5 metri. Visto dall'alto sembra una ciambella con un buco. E questa ciambella con il buco, dove questo, ve la disegno qui, questo è il vacuum, che è questo visto dall'alto, questo vuoto dove tutti questi chakra vibrano ed emettono questi filamenti di informazioni, e intorno ci sono questi filamenti. Facciamo così, vai. A cosa assomiglia? A cosa assomiglia? Visto dall'alto il vacuum. Qui ci sono tutti i chakra. Cos'è? È tutto, è la cellula, è il sistema di vita in generale, è il sistema solare, sono i pianeti, è tutto, sono molecole, è la forma della vita primaria. Quello che è nel micro è anche nel macro, come dentro così fuori. Questa è una grande cosa. Se noi vediamo ora tutti i vostri campi toroidali, li disegniamo tutti quanti, come siete seduti proprio adesso. Cosa succede? Come dicevamo prima, questi campi interagiscono, no? Poi magari passa un moscerino, ci avvicina una pianta. Se noi però andiamo a colorare le connessioni di contatto di questi campi, viene fuori una cosa curiosa, che è un simbolo che usiamo molto spesso, ma che non ci rendiamo mai conto fino in fondo di cosa sia. Uno riesce a vedere cos'è? Sì, che ho disegnato malissimo. Perché a livello di energie sottili ha una potenza questo simbolo micidiale. Fiore della vita. Il fiore della vita. L'avete mai visto? Lo conoscete come simbolo? Il simbolo solare. Sì, e anche lo usano anche i buddisti. E invece questo che vedete qua è il reticolo. Tutte queste lucine siete voi, è il vacuum. Questo cosa ci vuole dire? Che tutto è uno e uno è tutto. Perché se noi immaginiamo quello che sta succedendo in questa stanza a un livello molto più grande, siamo tutti interconnessi. Cosa vuol dire? Che io in questo momento so cosa succede a quella persona che è a Tokyo. Perché la connessione c'è. Che poi io non sappia leggerla è un altro discorso. Che io penso di non avere le facoltà per poterlo fare è un'altra cosa. E io invece vi dico stasera che le facoltà le avete per poterlo fare. Le abbiamo tutti, in modo innato. Purtroppo noi usiamo ancora la radiestesia, c'è chi magari lo fa senza, perché ha un livello di percezione differente, ha lavorato molto di più sulla sua ghiandola pineale. Parliamo adesso della ghiandola pineale e del perché tutte queste informazioni ci possono arrivare. Queste informazioni ci arrivano entrando all'interno della nostra ghiandola pineale. Qualcuno di voi avrà sentito parlare di questo organulo, sapete già cos'è? È il ricettore di tutte le informazioni possibili e immaginabili collegate al mondo interno ed esterno a noi attraverso il campo energetico vibrazionale di ogni elemento. All'interno di questo organulo, che secerne melatonina e serotonina, c'è anche la DMT, che è la dimetiltriptamina. Questa molecola, che viene chiamata la molecola dello spirito, è quella che viene presa anche da chi, gli sciamani, quelli che fanno ayahuasca e tutto quanto. Loro la prendono esterna a noi, ma noi ce l'abbiamo naturalmente interna. È quella che ci permette di fare viaggi astrali, è quella che ci permette di vedere la realtà come realmente è, cioè una non realtà. La materia che non è materia. Quindi attraverso questa ghiandola noi prendiamo tutte le informazioni dei campi energetici toroidali. Al suo interno ha anche la DMT,
dimeteltriptamina. Dimeteltriptamina. La melatonina e la serotonina aiutano a riposare. DMT no. La DMT no, la DMT è quella che ti fa connettere con quelle che chiamano le facoltà extrasensoriali. Ti aiuta a sognare comunque. Esatto, sì. Ti aiuta a percepire, ti aiuta ad intuire, a capire e a vedere la vera realtà delle cose, che non è quella che vediamo tutti i giorni. La radiestesia quindi è il riuscire a leggere tutte le informazioni che vengano contenute attraverso questo reticolato nella nostra ghiandola pineale. Avete capito un po', più o meno? Ok. E questo si fa con un sì o con un no, attraverso l'oscillazione. Questo è il biotensor. Quindi le informazioni arrivano automaticamente alla nostra ghiandola pineale. Cosa succede? Il cervello dà un programma che è un impulso involontario. Arriva al sistema nervoso centrale, questo impulso corre attraverso il braccio dell'operatore che ha in mano il biotensor. Come colpendolo parte questo impulso involontario, che è semplicemente un sì o un no alla nostra domanda. Come avviene poi con la kinesiologia, è la stessa identica cosa. Questi sono i vari strumenti che si usano in radiestesia. E l'uso della radiestesia è un atto fisiologico naturale, cioè ce l'abbiamo tutti, non è che c'è chi è più dotato o chi è meno dotato nel ricevere informazioni. L'arte della radiestesia, più che del ricevere, è del fare la domanda giusta. Perché tra le infinite possibilità, sbagliarsi, sbagliare domanda, vuol dire sbagliare risposta. Tante volte mi corregge anche la grammatica la radiestesia. Quindi c'è da stare veramente attenti a come porre la domanda. Ah, e la radiestesia non lavora sul futuro, quindi scindete tutte quelle cialtronaggini che purtroppo l'hanno sul discorso del pendolo hanno fatto parecchia confusione, parecchio polverone. Il futuro non esiste, per quello che non lo potete vedere. La radiestesia vi vede quello che è reale in questo momento. Non quello che ci sarà dopo, perché quello che ci sarà dopo lo create in questo momento, quindi non può esistere. Siete voi che create il vostro futuro. Quindi lo pianifichiamo. Sì, non esiste nient'altro che questo. Ma la rabdomanzia può essere definita una branca della radiestesia? Allora, la rabdomanzia sì, è una branca della radiestesia sicuramente, e i rabdomanti una volta cercavano l'acqua. Però ecco, quello di cui mi occupo io è la radiestesia evolutiva, la medicina della nuova era. Che cos'è? Quanto può influenzare la nostra volontà, il nostro pensiero, la ghiandola pineale? Lo influenza tantissimo se non sapete fare il vuoto. Cioè, quanto, ora ho capito che c'è questa connessione con la ghiandola pineale, quindi con qualcosa che va al di là sì. della realtà. Però c'è anche una parte del nostro, della nostra fisicità che può certo. intervenire. Infatti quando la cosa più difficile è radiestesia, io ho tanti allievi molto bravi in radiestesia, e l'ostacolo qual è? È quello di autosuggestionarsi. Quindi autosuggestionandoti ti dai da sola una risposta. Ma c'è il modo di isolare la mente. Chi fa meditazione già lo fa, a cose naturali. Quindi è solo esercizio. Quando io faccio delle domande su me stessa, che poi le scarpe del calzolaio sono sempre le più rotte, quando faccio le consulenze agli altri, poi l'ultima a farmele sono io. Arrivo proprio, cioè mi guarderò una volta ogni 6 mesi e vedo persone tutti i giorni. Quando lo faccio su di me, quando ero più piccola avevo delle difficoltà. Allora cosa facevo? Prendevo una mia foto, me la mettevo davanti e mi leggevo in terza persona. All'inizio è meglio fare così. Che poi può essere una foto, può essere un oggetto personale, basta che ci sia il bioplasma della persona. Poi durante il corso spiegheremo cos'è il bioplasma, la differenza tra bioplasma, onda di forma e come facciamo a leggerle. Ora invece vi parlo proprio di cos'è la medicina della nuova era. Cos'è? È un check-up completo del corpo umano. Quindi attraverso le vostre vibrazioni, quei chakra che vi ho disegnato prima, ci dicono tutto di voi.
Ma anche i vostri organi hanno una vibrazione. Il fegato ha una vibrazione, l'intestino ha una vibrazione, una ciste ovarica ha una vibrazione. Tutto è vibrazione, tutto è energia. Di conseguenza tutto è leggibile e viene passato come un vero e proprio check-up energetico. Ora vi faccio vedere delle immagini che uso di solito, anche con i ragazzi dei corsi, i miei allievi. Questa energia è assoluta, ognuno ha la sua. Ognuno ha la sua. Ma anche dei vari organi. Sì. Cioè ci sono degli hertz generali per il fegato, cioè il fegato generalmente, un fegato sano vibra a una tot frequenza, sono frequenze, come infatti aveva scoperto anche Tesla, Koltsov e il dottor Barth. Però ognuno poi ha delle variabili. Comunque, di norma, generalmente, il range è quello, non è che ti discosti più di tanto. Quindi con la radiestesia vai a vedere, vai proprio a fare un'eco energetica di tutto quello che abbiamo al nostro interno. Parlo a livello energetico per non andare a disturbare nessuno nel campo della medicina, quindi ci fermiamo a parlare a livello energetico. Come funziona? La prima cosa che andiamo a vedere, ora scusatemi che non avevamo dei fogli, dividiamo questa consulenza energetica in 7 fasi. La prima è la struttura, e con la struttura, sempre a livello energetico, andiamo a vedere gli organi, gli apparati, i sistemi, tutto quello che ci può essere di destabilizzante nell'organismo. Quindi sistema respiratorio, linfatico, endocrino, andiamo a vedere tutto quanto, tiroide, qualsiasi cosa vi possa venire in mente, a livello strutturale. Chimica cosa vuol dire? Intolleranze alimentari, carenze vitaminiche, carenze minerali, intossicazioni da metalli pesanti, che questo è fondamentale, perché le intossicazioni da metalli pesanti, se la causa della malattia ha origine psicologica per il 90% dei casi, quel 10% viene dall'intossicazione dei metalli pesanti. Intossicazione di metalli pesanti, cosa intendiamo? L'aria che respiriamo, cosa mangiamo, come viviamo. Poi vi potrei parlare di scie chimiche, vi potrei parlare di vaccini, vi potrei parlare di tantissime cose, ma rimaniamo all'aria che respiriamo, che è meglio, no? Struttura. Chimica, psiche, quindi dopo aver visto apparati, sistemi, dopo aver visto di cosa siamo carenti a livello di chimica o di cosa siamo allergici, e in chimica si vedono anche le intolleranze alimentari, che non ve l'ho detto, scusatemi. Andiamo poi a vedere la psiche, quindi con un test cromopsicologico, l'abbiamo chiamato così sempre per non dar noia a nessuno, andiamo a fare attraverso la radiestesia delle domande. E ovviamente la persona, io non so niente della persona che ho davanti in quel momento, perché come voi non vi ho mai visto né conosciuti. Andiamo a vedere la causa del disturbo, se è recente, se è pregressa, quando ha avuto origine. Nel periodo fetale? Nel momento del parto? Addirittura in una vita precedente? Nella maturità, nell'adolescenza, nella fanciullezza, quando è avvenuto e cosa è avvenuto, senza che voi diciate nulla, cioè alla fine la radiestesia rileva quello che c'è da rilevare a livello energetico. Quindi non vi mettete voi in primo piano a riesumare ricordi, la vostra energia lo fa per voi. Non c'è quel sistema di cliente-paziente che comunque deve, o capita a volte di fare attrito, no? Perché ovviamente una persona sconosciuta davanti che non conosci, non è che gli vai lì e gli racconti tutta la tua vita o cosa ti è successo subito, così. Fai in genere delle resistenze. Con la radiestesia non c'è bisogno di farlo, perché tutto viene letto come un libro aperto, se concedete alla vostra energia certo, di
di aprirvi. A volte io ho dei clienti che sono talmente chiusi che fanno comunque resistenza. Vedete se la causa è subita, attiva o passiva. Chi è la causa? Può essere la madre, il padre, quindi che in genere l'archetipo è sempre quello. Poi tutto quello che succede dopo è una conseguenza dell'archetipo. Gli amici, insegnanti, se ci sono state violenze subite, a volte può capitare che neanche una persona se ne renda conto che da piccola gli è successo qualcosa che non si ricorda, che il suo inconscio ha rimosso, ha seppellito. Con l'anestesia viene fuori. Trauma d'abbandono, che ce ne sono tantissimi. E poi andiamo a vedere tutti i vari complessi, se la persona ha complessi di inferiorità, di superiorità, sensi di colpa, divergenza tra pensiero e azione, perdita di motivazione alla vita, complessi edipici, materni o paterni. Cioè si crea proprio, si definisce un profilo psicologico talmente preciso, sempre, parliamo sempre a livello energetico, talmente preciso che poi fare la prova del 9 con i fiori di Bach è un lampo. La persona poi ha tutto lo schema dei fiori di Bach, vai a vedere con la radiestesia con cosa è in risonanza, ecco che ti rientra nel profilo psicologico che avevi trovato. Quindi non è che vai a dare un fiore di Bach a caso, in base a delle domande, lo vai a dare per risonanza energetica, che è differente. Ecco perché la radiestesia per me è fondamentale in tutte le discipline, perché non è una cosa fatta a caso, va a risonanza. E questa stessa risonanza la troviamo anche nella kinesiologia, che ora vi farò vedere. Comunque poi, dopo il test psicologico, si vanno a trovare anche altre cose, perché ci sono studi fondamentali che ci hanno aiutato ad arrivare qua, anche gli atti psicomagici di Jodorowsky sono molto utili nel mio modo di lavorare. Perché tante volte non basta vedere il problema, prendere il fiorellino di Bach o il rimedio omeopatico, la cosa va rivissuta e va cambiata. Quindi attraverso l'atto psicomagico di Jodorowsky, che l'ha ideato lui, poi ogni tanto io ne scrivo altri, però il filone è sempre l'inventore lui, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, ha possibilità la nostra psiche di liberarsi rivivendo il trauma subito e cambiandolo. Torniamo, struttura chimica psiche, geopatie, che sono quelle di cui parlavamo prima. Reticolo Hartmann, reticolo Kerry, molte persone arrivano che sono completamente intasate da disturbi elettromagnetici, perché magari dormono accanto a un traliccio della corrente, o hanno in casa un punto cam, o passa una faglia all'interno della loro abitazione e si portano tutte queste informazioni e tutte queste resistenze energetiche nel corpo. Quindi attraverso la radiestesia le vedi, e cosa fai? Ti dici, le vedi e basta? No, gli fai fare la piantina della casa, guardi dove sono queste geopatie, che poi durante il corso spiegheremo come sono, cosa fare nel caso di, e si guarda la soluzione più idonea per andare a tamponare il problema geopatico. Certo, stando letti. No, non solo, ci sono anche altre soluzioni. Qui ci aiuta anche molto la radionica. Non so se conoscete la radionica un pochino. La radionica aiuta molto, circuiti, numeri. O il legno è un isolante naturale. Comunque, ognuno ha la sua caratteristica e ognuno ha una risonanza diversa anche nelle geopatie. Amalgame. Sapete cosa sono le amalgame? Che hanno provocato più danni loro che le vecchie otturazioni dentali che mettevano una volta. Esatto, quelle contenenti metalli pesanti a rilascio lento che vanno a intossicare completamente il corpo. Il mio maestro di radiestesia, quello storico di cui vi parlavo prima, Moreno di Olaiti, non mi ricordo in che anno, a Sarzana, quindi qua vicino, riuscì a autoguarire, diciamo, questa persona che si era completamente paralizzata tutto il lato destro del corpo, così improvvisamente. Non si capiva il perché e il per come, attraverso la radiestesia vede che era la causa di questa amalgame, di questa otturazione dentaria. Tolta l'amalgame, aiutato il corpo
attraverso zeolite, coriandolo e altri elementi che consiglio anch'io per andare a disintossicarsi, ha ripreso completamente l'uso di tutta la sua parte destra. Quindi l'amalgame, anche in questo caso, vanno viste e bisogna vedere quello che è all'interno della nostra bocca, perché riflette su tutto. Ora non le mettono più. Ora non le mettono più. Però ci sono anche perni. Sì. Ci sono i perni e poi ci sono magari occlusioni dentali, non proprio. Per esempio, mi è successo un paio di mesi fa, una mia cliente storica venuta da me, gli avevo trovato, sempre andando ad indagare amalgame, un granuloma sotto un dente. Quindi lei è andata dal dentista, gli ho detto: guarda, vatti a fare la lastra. No, non c'è niente. Dopo un po' mi richiamano: no, hai ragione, c'è. Quindi c'era un bel granuloma sotto il dente, l'anestesia attraverso la mappa, c'è una mappa dentale precisa, non facciamo altro che passarci sopra. Ora vedete, questo è il discorso delle geopatie di cui stavamo parlando prima. Eccole qui, arcata dentale, basta andarci sopra, dente, andare a vedere se viene rilevato, riscontrato un problema, dov'è il problema e che tipo di problema è, senza che voi diciate nulla. Con la bacchettina, semplicemente con la bacchettina. Vai lì e gli chiedi: ci sono otturazioni metalli pesanti? Sì, quante? Dove? Arcata superiore, arcata inferiore, molare, dove? Voi non dovete dire niente, poi vi guardate allo specchio e dite: ah sì, è vero, c'era. Ok? Viscere, malattie sessualmente trasmesse, infezioni, tutto quello che riguarda le parti basse. Terreno, quando parliamo di terreno rientriamo un po' nel tema della psiche, però qui viene inteso come rimedio omeopatico, quindi una disfunzione energetica a livello di terreno. Si intende una persona che non sta seguendo quello che è realmente. Quindi parliamo di dynamis e spesso e volentieri di un concepimento non voluto. Quindi bisogna andare a risistemare un pochino tutta la base della persona. E come si fa? Sempre attraverso la psiche. Quindi terreno e psiche sono fortemente correlati. Però viene diviso perché nei mudra, questi sono mudra kinesiologici, ora vi faccio vedere anche attraverso di voi come si trovano. E poi ci sono le cicatrici tossiche, che rimangono dopo gli interventi, aderenze, magari una donna fa un taglio cesareo, gli rimane un'aderenza cicatriziale, e anche quelle si vedono con la radiestesia. Ora, se qualcuno vuole venire, vi faccio la prova kinesiologica di questi. Allora, prima facciamo i chakra. Vi faccio vedere come si vedono i chakra in disequilibrio. Signora, come si chiama lei? Noemi. Allora, la prova kinesiologica si fa così. Guardate bene, perché poi almeno la potete rifare anche a casa. Si fa sollevare il braccio, dovete ovviamente farla in due perché da soli non ci si riesce. Una mano va sulla spalla e una mano sul polso. Poi si chiede alla signora Noemi di fare tanta forza verso l'alto e questa sarà la sua forza di base. Non ha orologi, niente, no? In tasca? Sì, l'orologio. Ah, ok, perfetto. Allora, questo lo togliamo un attimo. Ok, faccia tanta forza verso l'alto, più che può. Forte, forte, forte. Ok, questa è la sua forza di base. Ora facciamo testare i chakra. Con l'altra mano, la signora mette una mano sul primo. No, questa me la dà a me, questa su. Testiamo il primo chakra, forte, forte verso l'alto, più che può. Forte, forte, forte. Bello forte, perfetto. Secondo, un pochino più giù, ok? Forte, forte, forte verso l'alto, bello forte anche questo, complimenti. Terzo, nel terzo si misura con il pollice nell'ombelico e l'altra mano verso il basso. Forte, forte, forte verso l'alto, buonissimo anche questo. Quarto, sul petto, quarto chakra, forte, forte verso l'alto. Forte, forte, ok. Quinto chakra,
forte forte verso l'alto, più che può, ancora più forte, ok, sesto, forte forte verso l'alto, ok, settimo, forte forte verso l'alto. Allora, questa è la prima volta che mi succede, la signora ha tutti i chakra in equilibrio. È un'operatrice, fa meditazione. No, faccio meditazione. Ah, ecco, infatti. Fa. Chakra. Meditazione. Meditazione. Di chakra proprio. Ah, fa meditazione dei chakra. Allora, la meditazione funziona, no? Complimenti. Grazie. Aspetta, facciamo i mudra ora. Okay. Se fosse venuto qualcun altro con un chakra in disequilibrio, il braccio sarebbe andato giù. Comunque poi lo rifacciamo su qualcun altro. Allora vado a posto se vuole che venga qualcun altro. Poi. Ah, va bene, dai, facciamo. È in equilibrio. Guardiamo. Posso? Sì, venga, venga. Sì, in genere chi ce l'ha in equilibrio sono operatori o chi fa meditazione. Ora rifacciamo la prova normale, forte forte verso l'alto. Cosa devo fare? Devo mettere Deve la spingere mano. Più che può, no? Ora questa è la prima, devo misurare la forza che ha normalmente, per vedere poi la differenza. Forte forte verso l'alto, più forte che può, più forte. Ok, ora io l'ho registrata e anche te. Primo chakra, la mano, ok? Su forte forte, ok, secondo, un pochino più giù. Forte forte, terzo, forte forte, quarto qui, forte forte più che puoi, quinto, forte forte, sesto, forte forte, settimo, forte forte, ok. Allora la signora ha il secondo, terzo e quarto, sentiti che vanno molto più giù rispetto agli altri, e una debolezza comunque generale. Proviamo a fare, io avevo in tasca, allora mettiamo un attimo, ora qui dietro c'è scritto un'altra cosa, però il fiore della vita, quello che vi ho fatto vedere prima. Proviamo a metterlo su un chakra e vedere che effetto fa. Ok? Lo informiamo di quello che vogliamo fare, perché l'energia è intento e informazione. E proviamo a mettere il fiore della vita sul plesso solare. Non sul cuore in questo caso, sul plesso solare. Lo mettiamo qua. Ok? E riproviamo. Forte forte verso l'alto, più forte che può. Ok? Senti che è completamente diverso? Più forte che puoi? Vedete come basta poco con le energie? Basta veramente poco, basta l'attenzione. Ora proviamo a fare mudra. Allora, questi si diversificano in struttura, chimica e psiche. Facciamo solo i primi tre, gli altri li lasciamo. Allora, mi metta le dita così, pollice e indice insieme dell'altra mano. Ok. Questa è struttura, organi, apparati, sistemi, tutto a livello energetico, eh? Su su verso l'alto, forte forte. Gneo. Ok, struttura è un po' debole. Chimica, forte forte verso l'alto. Un po' più forte della struttura, però. Psiche, forte forte. Ok. Il problema principale è in struttura. Quindi bisognerebbe poi andare a cercare con la radiestesia, all'interno di tutti gli apparati, di tutti i sistemi, quello che la signora si è autocreata. Partendo comunque da una base psichica. Quindi andiamo a fare il test, andando a vedere perché è successo. Quindi andiamo a cercare la causa del problema principale. Comunque avendo il secondo, il terzo e il quarto chakra in disequilibrio, sicuramente c'è un problema di autodeterminazione nella vita. Magari un sentirsi schiacciati, un sentirsi oppressi,
un sentirsi negati determinate cose. E questo bisogno che abbiamo tutti di ricevere amore e spesse volte non trovarlo. Ecco perché si bloccano tutti e tre questi chakra. Ok? Grazie. Vuol venire qualcun altro? Facciamo un'altra prova. Vai. Meno guardiamo se è un po' più forte. Ora facciamo prova di energia normale, su forte verso l'alto. Ok, questa è la tua energia normale, la senti che è bella forte? Te sei operatore, fai meditazione? No. Primo? Ok, forte su più che puoi. Ok, secondo? Sempre verso il basso. Forte. Ok, terzo? Forte verso l'alto. Ok, quarto il chakra del cuore, siamo qua, forte verso l'alto più che puoi, senti, fai forza, forte, senti che va giù, sì. Fai quinto, forte, metti proprio la mano sulla gola, forte più che puoi, anche questo un pochino, sesto, che è il terzo occhio, sì, forte, questo è bello forte, settimo, ok, quindi abbiamo capito che cuore è comunicazione, quindi sicuramente c'è qualcosa che lui vorrebbe dire, ma che non riesce a dire, vero? Capita. Magari qualcosa anche a livello sentimentale, con qualcuno, qualcosa che non è mai stato detto, ci sta? Ci sta, anche in generale. Esprimere. Sì. Cioè è collegato, può essere anche collegato alla propria natura, al se stesso, a voler esprimere se stesso ma non riuscirci? Sì, però c'è sempre un complesso psicologico dietro. Ok. E quindi bisognerebbe andare a vedere con la radiestesia attraverso di questa dove è questo processo. Se è avvenuto quando era bambino, se c'è stato qualcosa dopo, andiamo a individuare il trauma per permettere poi alla persona di autoguarire. Ok? Semplice, carino, no? La stessa cosa lo fate con... Aspetta, stammi qua, che te sei bello forte, almeno non ti... Si vede quando il braccio va giù. Con le intolleranze alimentari. Come si fa con le intolleranze alimentari? Ora non abbiamo qui pacchi di pasta o cose del genere, ma la scrittura è la stessa cosa. Perché è sempre informazione, è sempre materia. Quindi prendiamo un pezzettino di carta. Aspetta, fammi vedere una cosa. Ok. Ok. Non mi chiedete perché l'ho individuato subito, però uno va a istinto, no? Rifammi la prova di forza normale, forte verso l'alto più che puoi. Ok, ora prendi questo nella mano e mettilo a contatto con la tua mano. Scampi e gamberi, l'abbiamo messo. Guardiamo se lui li può mangiare, se gli fanno bene, se gli fanno male. Ora noi mangiamo scampi e gamberi e guardiamo, forte più che puoi verso l'alto. Forte, eh? Forte. Di solito ne posso mangiare. Forte. Dai, più forte. Okay. Forte. No. Di solito li mangio. Sì. Ma scampi e gamberi perché è intossicazione da metalli pesanti. Capito? E quindi contenendo nickel, la stessa cosa è questa, vedi? Pomodoro crudo. È importante fare delle disintossicazioni dai metalli pesanti e anche queste le andiamo a cercare con la radiestesia, qual è il prodotto da consigliare migliore da poter prendere, che in genere può essere zeolite, coriandolo. Guardiamo il pomodoro crudo, forte verso l'alto più che puoi, forte, questo proprio, sto con un dito glielo tiro giù, forte, ok? I pomodori dopo un po' fanno
Mi danno acidità se ne mangio troppo. Ma l'acidità non è per il pomodoro, è per i metalli pesanti che sono presenti nell'organismo. Quindi sicuramente se io gli faccio il mudra nella chimica, mi va giù il braccio. Proviamo? Prova, chimica, non è questo? Il medio. Forte, forte, chimica, che sono le intolleranze. Ok? Che con un dito, vai, forte, forte. Eppure lui ha tanta forza, se qualcuno vuol provare a farlo al posto mio, sentite la differenza. Volete provare? Volete provare? Sono un... Cambia? Sì, perché se è bello forte, almeno riescano a sentire, perché me poi io posso farlo più forte, no? Decidere di imbrogliare, ok? Ora lascia la mano libera e questa è la sua forza normale. Una mano sulla spalla, una mano sul polso. No, non a scatti, devi accompagnarlo piano piano. Sì, forte, forte. Senti qual è la sua forza. Ti ho detto che è bello forte. Ora metti sulla chimica, ok? E fai forza. Lo vedi che scende? È incredibile. No, ma prima ce la facevo. Sì, perché lui è bello forte, quindi si vede bene. Si sente bene, grazie. Questa cosa la potete fare a casa con tutti gli alimenti che avete. Pacchi di farina. Io la Nutella la posso mangiare. Con tutto quello, sì, però non posso mangiare kiwi. Mangiare? I kiwi no, io i kiwi no. La Nutella. La Nutella la posso mangiare, sì. Ho un'intolleranza al glutine, ma perché devo ancora risolvere conflitti con mio padre. Sto riuscendo, piano piano. Scarpe del calzolaio sono sempre le più rotte. Le intolleranze, anche quelle, al di là delle intossicazioni alimentari, quindi proprio le intolleranze alimentari, anche quello hanno base psicosomatica. Sempre. A me l'anno scorso è venuta improvvisamente un'allergia alle noci allucinante. Mettevo in bocca una noce, la bocca mi si tagliava tutta, così tipo Alba Paretti, ok? Passata, perché ho capito cosa era successo nella mia testa. E io ero con una persona a me cara, stavo mangiando delle noci, questa persona cara poi è venuta a mancare e io quando rimangiavo le noci ho rifatto questo collegamento di assenza. Quindi sono diventata allergica alle noci. Capendo però da dove era venuta la mia intolleranza alle noci, si è dissolta l'intolleranza alle noci. Era più allergia che intolleranza quella, perché ero proprio bella gonfia. Io sono allergica ai funghi. Allora c'è da vedere perché ai funghi. A me è successo anche con i gatti. Ma da shock anafilattico, non potevo avvicinarmi a un gatto. Perché quando ero incinta del mio primogenito, mia nonna era ossessionata dai gatti, li vedeva come cose sporche. E mentre ero incinta mi diceva, te stai sempre, c'avevo due gattini, sto sempre in mezzo a quei gatti, non lo sai, fanno venire malattie, ora che sei incinta può morire il figlio, ti può morire che ti sale un pelo. Me la mise così male che io avevo un'ansia, era mio primogenito, cioè poi avevo 20 anni, ok? Vabbè. Appena partorito un'allergia ai gatti, li ho dovuti dar via tutti e due. Poi attraverso la radiestesia ho capito, ho lavorato sul pelo, ho lavorato sullo sporco, malattia che mi aveva messo in testa mia nonna, questa fobia, e l'ho risolta. Sarà fobia degli altri, e l'ho risolta. Comunque, sì, anche se mangiate qualcosa, in quel momento in cui la mangiate vi capita una cosa spiacevole, il vostro corpo la registra, ecco che diventa un'intolleranza alimentare. Invece in molti altri casi è collegata alla parola. Per esempio l'intolleranza al glutine mia è il pane, la famiglia del mulino bianco, perfetta. Quindi come la nostra cara Gabriella Mereu dice, le parole sono fortemente collegate all'inconscio collettivo. Quindi spesso l'inconscio gioca sulle parole. E il pane, il glutine, nel mio caso rappresenta il padre. Siccome non ho un rapporto idilliaco con mio padre e da piccola non l'ho vissuto bene, questa cosa mi si sfoga in faccia. La paura di perderci la faccia, perché non ho ancora risolto a livello interiore, tra poco lo risolvo, però. Non ho ancora risolto a livello interiore
il marcio che sta alla radice. E quindi è la paura di perderci la faccia per via del mio cognome. Ok? Quindi ogni cosa a base psicologica, tranne quel 10% che sono le intossicazioni dai metalli pesanti. E con la radiestesia si può vedere tutto, qualsiasi cosa. Io volevo fare una domanda. Nel caso in cui, quindi, se tutto è, diciamo, di origine psicosomatica, alla base si presuppone per guarire almeno una parziale guarigione barra accettazione del fenomeno. L'autoguarigione viene da noi. Ma se diciamo una persona non è totalmente in grado di intendere e di volere, come si può fare ad agire anche su di lei? C'è un modo? Non capace di intendere e volere, cosa intendi? Non so, stati di demenza senile, Alzheimer, piuttosto che cose del genere. C'è sempre il modo perché ti faccio un esempio. Casi di Alzheimer, i malati di Alzheimer si ammalano di Alzheimer perché non hanno più interesse per la vita e hanno bisogno di essere accuditi. Ecco che entra il fenomeno Alzheimer, tornano bambini e regrediscono. L'unico modo per poterli togliere da questo loop mentale che gli ha causato la malattia è dargli uno scopo di vita. Se, ok, possono essere non più capaci di intendere e di volere, però ci sono stati degli studi meravigliosi in America, hanno fatto queste bambole che sembrano vere, che a me fanno senso, sono anche mollicce, piagnucolano, sembrano bambini. Dando ai malati di Alzheimer queste bambole, i malati di Alzheimer sono molto, molto, ma molto migliorati. Gli devi costruire una favola però. Cioè, io sono tua nipote, mi accudisci un attimo, lo tieni, stai attenta, guarda con la copertina. Cioè, dargli uno scopo, oppure con i cagnolini, la pet therapy, gli dai uno scopo. Però ogni malattia ha un suo loop. O come dice l'Amereo, ha la sua stronzata di base. Okay? La stronzata di base si può ricercare con la radiestesia. Sempre e comunque. Però con la radiestesia potete cercare qualsiasi cosa. Cioè, c'è questo cuoco mio allievo che sta creando dei piatti in base ai chakra delle persone con la radiestesia. Quindi gli cucina quello di cui la persona ha bisogno. La persona non sceglie tramite un menù, è lui che fa tutto. Tramite la radiestesia e la cucina. Fantastico, carino. Ci si fa il giorno prima? No, te lo fa subito. Usa magari delle spezie particolari, magari ti ci mette la curcuma perché hai bisogno di autostima nel giallo, cioè nel senso... la curcuma è gialla. Sì, la conosco. Sì. Quindi la kinesiologia e la radiestesia sono... Hanno la stessa matrice, perché il nostro corpo è antenna ricevente, cioè emette segnali e riceve segnali. Quindi che tu lo faccia con una bacchetta, io uso il braccio a volte, cioè non a volte, sempre, infatti ormai il mio polso, sentite, è andato, perché da quando sono piccola che al supermercato io faccio la spesa non leggendo gli ingredienti ma prendendola e facendo così, ok, con la mano. Quindi io quando mi perdo anche nei boschi per le strade o per trovare parcheggio, io non uso Maps, uso la mano. Quindi se quando vedete qualcuno che non ha una strana malattia compulsiva e fa così, è un radiestesista, perché questo è il mio no e questo è il mio sì. E se io devo sapere dov'è il nord, ok, lo chiedo alla radiestesia, semplicemente, e vado a cercare il nord. Questa è una sensibilità radiestesica acquisita con gli anni, però io vi assicuro che ci sono dei miei allievi che dopo 2 mesi sono bravissimi, assolutamente bravissimi, anzi, uno in particolare me lo porto dietro per aiutarmi in tante cose. Sono cose innate, non è nessuno è speciale più di un altro, basta lavorarci, basta aprirsi alla connessione, che sono tutte cose che voi avete già dentro, solo che non ve lo diranno mai. Non aspettate nessuno che ve lo dica, anzi, quei pochi che cercano di dirvelo, poverini, o muoiono o gli fanno fare veramente delle vite micidiali, ok? Perché crollerebbe tutto il business. Cioè, ma ci pensa lei se una persona si può autoguarire da sola? Cioè, non abbiamo bisogno di niente, non avete bisogno neanche di me, non avete bisogno neanche dell'omeopatia, non avete bisogno proprio di nulla.
Ok, solo riuscire a farvi un'autoanalisi, vedere dove sta il problema e risolverlo. E non è facile. Non è facile, però già sapere dov'è è tanto. È tanto. E poi attraverso la radiestesia vedi anche qual è il miglior modo per uscire dal problema, che, come vi dicevo prima, può essere l'atto psicomagico di Jodorowsky, può essere il fiore di Bach, può essere mandare a tutti a quel paese e andarsene in una spiaggia deserta, perché a volte serve anche quello. Può essere riconnettersi con la natura. Ora noi siamo fortunati a vivere qua, ma molto fortunati. Io vi assicuro che ho vissuto a Milano e sono ritornata qui con la coda tra le gambe. Non riesco io a vivere a Milano, non posso vivere a Milano. Tantissime opportunità lavorative, vi assicuro veramente tante, stavo benissimo, benissimo. Sono tornata qui, preferisco mare e monti, ragazzi, abbiamo una fortuna a vivere in questo posto. Dicevamo poco fa. Quindi riconnettetevi, sedetevi sotto un albero, sentite la sua energia. Gli alberi ci danno tantissimo. Mi sono molto connessa agli alberi perché sono le prime persone che ho analizzato quando ero bambina. E l'albero ti dà veramente tutto e si prende tutto. Però chiedetegli il permesso, perché non tutti gli alberi sono uguali. Hanno anche loro il loro carattere. Sì, sì, ci sono quelli. E poi li vedete, basta che li vedete, li guardate, non importa neanche avere l'uso radiestesico, basta vedere come sono conformati. Ci sono quelli piegati tutti da una parte che se ne stanno per i cavoli loro, che entrare in sintonia con quelli non è semplice. Ci sono quelli grandi, forti, silenziosi, che hanno bisogno di importanza, gli dovete chiedere il permesso per entrare. Ci sono invece quelli narcisisti che vogliono sentirsi dire come sei bello, e allora la sua energia cresce e sale. Però tutti di base, come la natura, sono generosi. Quindi se voi andate là col vostro bagaglio di problemi e gli chiedete di prenderseli, se li prende tutti, perché ha delle grandi radici, okay, che vanno sotto e attingono alla madre terra, e poi vanno verso l'alto e tirano fuori tutto. Infatti il respiro che faccio fare di solito qua, le meditazioni introduttivo, è proprio il respiro dell'albero, cioè immaginare di avere delle radici profonde che entrano nel terreno, Pachamama, la madre terra, e prendi tutta l'energia dalla terra, che è la tua madre, che è il segno della croce originale, scusate se dico, se offendo, non è questo. Questo cosa vuol dire? Padre, Figlio e Spirito Santo è un segno della croce al contrario, perché vuol dire che tu dal padre arrivi allo spirito tagliando la madre, che è quello che sta facendo la società con noi, sta tagliando la madre, che è dove noi prendiamo energia. Il vero segno della croce, che poi non è un segno della croce, il vero segno di riconnessione è questo: prendi dalla madre, dalle radici, dal primo chakra. Immaginati che i tuoi piedi diventano radici, le prendi, le respiri dal primo chakra, le porti al figlio, che è il cuore, che è la connessione con il padre, con quello che sta in alto, e apri la tua energia. Questo è il segno della croce, questo. Ok? Questa è l'apertura dell'energia. Non questo. Qui vai a tagliare tutto quello che è la tua sacralità, tutto quello che è la tua sessualità, tutto quello che è il tuo desiderio. Dobbiamo imparare a riconnettere invece queste due parti e portarle verso il cuore, che è il figlio, che siamo noi, che è l'energia matrice di ogni cosa. Scusate, mi sto divagando su tutte le altre cose, però sono andata un attimo sul cuore. Sì, infatti, dalla che per madre, dalla cuore, madre, sì, immaginando proprio radici, come l'albero. Infatti, se voi andate nell'albero e vi sedete, no? E provate proprio a sentire dove vanno le sue radici, immaginatele, in me mago agere, immaginare, in me mago agere. Me mago agere vuol dire immaginare, in me mago agisce, crea. Dovete immaginare le radici dell'albero, il cuore dell'albero, e vi fonderete con la sua energia. Fondendovi con la sua energia, semplicemente stando 5 minuti seduti sotto un albero,
i chakra non saranno più così. Ok? Avrete... Sì, sì, gli alberi. A prescindere dalla stagione. A prescindere da tutto. Io una settimana fa che ho avuto Gabriella Mereo a casa mia qualche giorno, abbiamo fatto un lavoro molto intenso sui rimedi omeopatici. Ero talmente cotta che sono andata a Volterra da mia mamma, gli ho detto: mamma, mi sotterri. Allora, sotterrare cosa vuol dire? Mi ha scavato una buca e ci ho messo le gambe dentro fino a metà. Sì. Sì, perché avevo bisogno di quell'energia. Dobbiamo ritrovarla, la connessione con la natura. Noi siamo natura. Cioè tutto quello di cui abbiamo bisogno è dentro di noi, non c'è bisogno di cercarlo fuori. E la natura ci dà tutto. Tutti i problemi che noi abbiamo a livello psicologico derivano da una madre e da un padre che accusiamo di non aver fatto bene la madre o il padre. Stop, cazzate, via, non è madre e padre quelli, madre e padre. Su questo dobbiamo lavorare, noi siamo figli della terra, siamo figli del cielo. La nostra mamma e il nostro babbo hanno fatto quello che potevano. Smettiamo di trovare scuse inutili, sono cazzate. Hanno fatto nel loro percorso evolutivo quello che potevano, non potevano fare altro in quel momento. E ci hanno dato la magia della vita. Boh, basta. Sciogliamo tutti questi altri pregiudizi e tutte queste cose. C'ho delle mie amiche che ancora a 40 anni stanno con la mamma e il babbo e dicono: che palle, mi rompano le scatole ogni giorno. Dio, boh, ma togliti di lì. Vivi la tua vita, no? Quindi tutti i nostri problemi psicologici, gira che ti rigira, derivano sempre dagli archetipi principali, madre e padre. Ma non vi preoccupate che in Africa questi problemi non ne hanno, perché sono tutti figli di tutti. Sono connessi con la terra, non hanno il problema che la mamma non gli ha dato affetto da piccoli, non ne hanno, perché se lo prendono da sé, quello che gli serve, dalla natura che hanno intorno. Cosa che noi non riusciamo più a fare, perché siamo in una società del cavolo, dove ognuno lavora 12 ore al giorno, 8 ore al giorno, non ha tempo di stare con se stesso. Riprendetevi il vostro tempo. La vita è questa, ora. Poi ce ne saranno altre, il percorso evolutivo andrà avanti. E noi stiamo lavorando proprio per questo, per rendere un'umanità più libera. Io continuo a divagarmi completamente su altre cose. Comunque la radiestesia... alla fine è questo, è trovare le risposte che mancano. Le risposte non le cerchiamo fuori ma dentro, perché arrivano dentro. La connessione energetica col tutto è all'interno di noi e ci arriva per questo reticolato energetico che vi ho mostrato prima. Avete domande, qualcosa da chiedermi? Come si articola il corso, il seminario, insomma, che... Allora, il seminario si articola in 4 lezioni. Qui al Mosaica le faremo tutte di domenica, dalle 10 della mattina alle 6 del pomeriggio, con un'oretta di pausa pranzo, e avremo, le struttureremo proprio come funziona la radiestesia, come si usa il biotensor, come si lavora prima di tutto in un ambiente sano, perché se non lavoriamo in un ambiente sano non riusciamo ad avere un potenziale ottimale radiestesico. Quindi vi insegnerò a vedere dove sono i punti CAM, cosa sono le reti Hartmann, il reticolo Kerry, e inizieremo a strutturarci, a vedere tutti questi punti per andare a vedere all'interno della persona cosa trovare, acquisendo poi anche la sensibilità radiestesica. Di pari passo va anche la vostra disintossicazione, se l'avete. Intendo metalli pesanti, che anch'io ora me la devo rifare, perché ho smesso di fumare e mi sono mangiata tanti cioccolatini Lind che sono pieni di alluminio. Ma se uno ha un problema fisico di salute si può rivolgere a un radiestesista? A livello energetico sì, certo. E questo può aiutare a livello fisico? Eh sì, perché il processo di autoguarigione viene comunque da te. Come è successo a tua mamma? Sì, certo, come a tanti miei clienti. Ora, l'ultima che mi ha chiamato stamani è una ragazza di Milano che
aveva da 5 anni il papilloma virus e l'herpes vaginale, 5 anni, viveva sotto antivirali, quindi non ha, per 5 anni non ha mai smesso gli antivirali, ha detto ora io basta, non ne posso più. Abbiamo capito dove era il problema a livello psicologico. Lei aveva completamente scollegato la sua parte impura, quindi rimaneva una parte impura quella della vagina. Andando a lavorare sul motivo si è liberata dal problema. In un mese e mezzo lei è autoguarita perfettamente, non prende più gli antivirali e sta benissimo. Andando a lavorare semplicemente sul problema. Lei aveva un problema particolare con il padre e poi tutti questi fidanzati che trovava, viveva il sesso e l'uomo in modo non limpido. Mm-hmm. Esistono medici che si cimentano in questa... Naturopati tantissimo. Medici probabilmente di nascosto. Perché comunque l'arte della radiestesia è, giustamente, l'hanno messa nelle arti divinatorie, quindi sono l'anticristo. Ma dopo un corso che cosa si acquisisce? Dopo un corso acquisite la conoscenza. La pratica? La pratica, quella viene da voi. Quel tempo? Dipende. La signora... penso ci metta molto meno, perché già facendo meditazione impara a fare il vuoto mentale, quindi facendo il vuoto mentale riesce molto prima ad acquisire la tecnica radiestesica. Io molto di più. Questo non è detto, non è detto, non è assolutamente detto, dipende quanto uno si lascia andare a quello che sente. Delle volte che uno riesce più a lasciarsi andare, altre volte magari è più difficile. La radiestesia non ha bisogno di ragionamento, non è un ragionamento. Cioè bisogna tornare bambini quando si fa radiestesia. Non dare mai niente per ovvio e non ragionare in modo razionale. Cioè tutto quello che sai quando fai radiestesia non esiste più, perché tu non sai niente. Ti deve solo arrivare. Devi permettere all'energia di entrare. Tu quindi come radiestesista dove ricevi? Io ricevo qui a Lido di Camaiore come consulenze, se volete fare... Ah, la consulenza è un check-up che dura da un'ora alle 2 ore, dipende cosa andiamo a trovare. In alcuni casi mi sono anche durate 3 ore, però sono casi veramente impegnativi, dove siamo andati a trovare magari delle violenze subite a 4 anni, a 5 anni, per cui ci è voluto tutto un... procedimento diverso. In genere 1 ora e mezzo, 2 ore, è sempre il check-up totale a 360 gradi, come vi ho fatto vedere. Lo facciamo qui nelle sale del Mosaica, se no a Marina di Massa, a Milano, a Firenze, dipende un po' dalle posizioni. A Milano dove? Cioè, Anea. Dove? Scuola di naturopatia di Anea. Ah. Mm. Anea. 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 Sì. E prossimamente anche alla Sisbio, però sempre lì a Milano. Scusa, una domanda. Parlavi dei denti metalli pesanti, ma la collana, per esempio, non è sempre un metallo pesante che porti addosso? Sì, però è esterna al corpo, la togli e la metti. Invece tutto quello che è interno, nelle mucose, è a rilascio graduale di metalli pesanti. È vero però che se hai tanti metalli pesanti all'interno del tuo organismo diventi intollerante a quelli esterni. Per esempio, se hai tanto nickel, diventi intollerante al nickel e anche ai cibi contenenti nickel. Hai detto anche i perni? Ad alcune persone danno noia anche i perni, sì. Ma non è detto, non è assolutamente detto. No. Sì, non è assolutamente detto. Anche perché adesso fanno dei perni abbastanza, cioè
li fanno in titanio. Sì, ora c'hanno delle tecnologie che non sono più quelle di una volta. Sofisticate. Sono intesi in piombo. Sì, non li mettono neanche più per fortuna. In titanio, cioè, ora ceramica. Ora ceramica. Sì, però è quello che respiriamo. Non c'è più la benzina a piombo, ma c'è come. Nel piombo, nelle strade lo respiriamo, anche quello che mangiamo, perché dipende da dove lo cogliamo, ovviamente ce lo mangiamo. Dipende da anche cosa ci buttano sopra. Le piante lo assorbono. Basta che voi prendete una mela e con il retro del coltello andate a sbucciare e trovate tutta la cera che mettono sulle mele. Certo. Quindi. Però ecco, una depurazione con la zeolite ogni 6 mesi io me la faccio sempre. La zeolite è un chelante, è un agente chelante. Come le chele del granchio, va a togliere i metalli pesanti dal tuo organismo e le fa transitare giù nel tuo intestino per essere poi esperto. Minerali. Sì. Io ti prendo nel vado dopo la chimioterapia. Fa molto bene la zeolite. Zeolite e coriandolo. Però ci sono tanti agenti chelanti, bisogna vedere per voi qual è in risonanza. Per esempio, per me è zeolite e clorella, ora, in questo momento. Sì, o col test kinesiologico, come abbiamo fatto adesso. Potete farvelo anche col test kinesiologico. Però ecco, la radiestesia è un pochino più... che se no sai che braccio vi viene a farvi tutto. Cioè, braccio di ferro. Ma la ghiandola pineale, perché lavora di notte, perché io per esempio quando mi sveglio di notte, verso le 4, le 3 e mezzo così, non dormo, faccio meditazione e parto. Ah, cioè, ma tutte le volte si sveglia alle 3 e mezzo, 4? Spessissimo. Polmoni? I polmoni, sono. 3 e mezzo, 4 sono i polmoni. Quindi magari c'è qualcosa a livello di situazione che la opprime, che si sente magari oppressa da qualcosa. Bisognerebbe andare a vedere con la radiestesia. Però la ghiandola pineale si rigenera di notte, sì, lavora di notte. Soprattutto dalle 23 alle 3 del mattino. Ah, ok. Sì. Infatti chi in genere va a letto alle 2 del mattino non riesce a ricaricarsi. A rigenerarsi. Benissimo, io vado a letto in genere alle 10. Beh, come me. Infatti ho dormito un po' oggi, per stare in bada a letto come le galline. Quindi no, non sono assolutamente nottambula. Sì, il sonno veglia è importantissimo. Esce le 4 e mezza. No, dalle... No, ora tutti non me le ricordo, però se volete vi mando il link. C'ho la pagina Facebook dove scrivo tutte queste cosine, dove sono tutte le tabelline. Cercate radiestesia evolutiva, medicina della nuova era, o Margherita Ciampi e trovate. Comunque ce l'avete il nome se vi tenete le cosine lì. E chiedete l'amicizia e ci avete poi tutti ogni tanto posto qualcosa sui vari argomenti. Trovate. Va bene, vi ringrazio tanto del tempo che mi avete dedicato. Buona serata, grazie.